Nella cittadina lombarda si è disputata la quarta edizione della Stra Magenta, una manifestazione podistica organizzata dall'Atletica Palzola, un vero e proprio banco di prova per i migliori runner in circolazione. La gara si svolgeva all'interno del circuito urbano, 10 km per super allenati e 3 km per family run. Oltre 1500 i partecipanti, organizzazione più che perfetta, logistica al massimo, ristoro e consulenza fisioterapica disponibile per tutti i partecipanti. Soddisfazione è stata espressa da Fabrizio Casagrande e Simona Bocchini, addetti al coordinamento generale e anime dell'Atletica Palzola. L'ampia partecipazione di atleti, hanno sottolineato, dimostra l'importanza e il carattere della gara, diventata ormai una classica invernale tra le più ambite. In classifica generale si registra al primo gradino del podio Nadir Cavagna dell'Atletica Valle Brembana con 30 minuti e 29 secondi. Al secondo posto Yassin Rashik dell'Atletica Casone Noceto. Terzo gradino del podio per René Cuneaz della CUS Pro Patria Milano, vincitore dell'edizione 2014. All'ottavo posto con un tempo di 31 minuti e 11 secondi Rudy Albano, neoacquisto dell'Atletica Palzola. Gli altri atleti biancocelesti: Salah Huyat, 17esimo, Andrea Secchiero, 18esimo, Marco Gattoni, 24esimo e Marco Oreste Brembilla, 30esimo. In campo femminile, al primo posto, Fatma Marawi dell'Esercito con 33 minuti e 24 secondi, seguita da Federica Casati della Bracco Atletica e da Giorgia Morano del CUS Torino. Settimo posto per Ilaria Zaccagni dell'Atletica Palzolo e nono per Claudia Gelsomino, che vince però la gara MF 45. Per sancire l'importanza della Stra Magenta era presente anche l'azzurra olimpionica di Rio, Katrin Bertone. La manifestazione, come già lo scorso anno, ha detto Paolo Razzano, vice sindaco di Magenta, ha riscosso un ottimo successo, anche perché l'evento porta con sé un gran numero di persone. Sono contenta, il tempo è quello che è, io non guardavo il tempo oggi, ti ripeto, correvo, il mio sfizio era arrivare prima di categoria e credo di esserci riuscita. Per arrivare in forma c'è ancora un po' di tempo.